Come dicono i sondaggi, il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini è il politico del momento e la più amata dagli italiani. Un ministro di cui condividono la serietà e l'immediata volontà di decidere allo scopo di riportare nella scuola italiana quei fattori di serietà e meritocrazia messi in soffitta giusto 40 anni fa, quando con il 68 iniziò il progetto di demolizione di tutto ciò che sapesse di educazione e responsabilità. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, una scuola boccheggiante, quasi paralizzata, in balia di continui conflitti ideologici alimentati dal solito sindacalismo baricadero. Ecco perché sono partiti attacchi anche virulenti alle sue prime decisioni, ma, quel che più è grave, anche alla sua persona. Insomma, la protesta si è scatenata, a conferma che probabilmente il ministro ci ha preso in pieno. Per questo il settimanale Tempi ha voluto incontrarla e recapitarle attraverso il direttore Luigi Amicone alcune domande dei lettori raccolte in questi giorni su tempi.it. Si è trattato di un confronto franco e serrato nel quale il ministro è intervenuto a tutto campo. Ad esempio sulle ragioni del ritorno ai voti nella scuola dell'obbligo ha spiegato come negli ultimi anni il giudizio era diventato sempre più fumoso, meno comprensibile, una specie di giro di parole per non dire con chiarezza il livello di conoscenza e di profitto raggiunto dal singolo studente, aggiungendo che con il ritorno al voto si fa finalmente chiarezza, un 5 è un 5, un 7 è un 7. A proposito della reintroduzione del maestro unico alle elementari, il ministro ha detto che il bambino nei primi anni di scuola ha bisogno di avere nell'insegnante un punto di riferimento. Infatti, a quell'età serve una persona che rappresenti la continuità della figura del genitore, non uno specialista di italiano. Tra gli altri passaggi chiave dell'intervista, l'affermazione che la scuola è sempre pubblica, sia quando è gestita dallo Stato e sia quando non lo è. Poi ha applaudito l'introduzione da parte di Regione Lombardia del principio della dote da dare agli studenti, motivandolo così. Credo che quello possa essere un percorso, occorre liberare risorse per premiare gli studenti meritevoli. Inoltre il ministro ha smentito la voce fatta circolare ad arte dalla controinformazione di sinistra che vorrebbe il governo impegnato a ridurre o diminuire gli insegnanti di sostegno e ha quindi manifestato la volontà di intervenire efficacemente affinché la formazione professionale venga vissuta come una scuola di serie A. Non tutti i ragazzi si devono necessariamente iscrivere al liceo, ha spiegato. E alla domanda di una laureata che ha chiesto ragguagli circa la sua decisione di abolire la SIS, il ministro si è espresso così. La finanziaria del 2007 aveva chiuso le graduatorie e nonostante questo le scuole di formazione per gli insegnanti della scuola secondaria procedevano ininterrottamente, sfornando quindi personale che non aveva nemmeno accesso ad una graduatoria. Non solo non c'era il posto di lavoro, ma non c'era nemmeno l'ingresso in una graduatoria, e questo vale particolarmente per i ragazzi del nono ciclo. Io ho istituito una commissione presieduta dal professor Israel che in breve tempo darà delle risposte a questo problema. Il mio intendimento è di riaprire le graduatorie fino al 2008 in modo che i ragazzi che hanno frequentato le SIS e si sono pagati una scuola oltre all'università, oltre ai costi dell'università, una scuola biennale, possano accedere ad una graduatoria. Dopodiché il meccanismo di formazione secondo me va rivisto. Possiamo, anziché due anni, avere un anno solo, in modo che la gente comincia prima a lavorare, comincia prima ad avere un posto di lavoro. Credo che quell'anno non vada impiegato in uno studio teorico, visto che si tratta di ragazzi laureati che hanno già frequentato 5 anni l'università, serve invece un'esperienza in classe, quindi il praticantato, e al termine un concorso. A breve, comunque, con il professor Israel, illustreremo quella che è la nostra proposta. Ricordiamo che l'intervista al ministro dell'istruzione uscirà con il numero di Tempi in edicola giovedì 18 settembre in allegato al giornale, ma in ogni caso i lettori possono continuare ad inviare domande al ministro attraverso tempi.it e le risposte di Maria Stella Gelmini verranno pubblicate sul sito.